l'unico show che voleva Barbie Raperonzolo, ma continuavano a regalargli Action Man con il suo merdosissimo girocopter. Mamma belli i muscoli di Action Man, ma dov'è il glamour? Io e te fra qualche anno avremo una piccola discussione sul mio orientamento sessuale. Cominciamo, sigla! C'era una volta Barbie Raperonzolo, dai bei capelli d'oro. La strega mi chiuse in una torre, ma un principe mi udì. Scegli anche tu la lunga treccia di Barbie Raperonzolo, il principe Ken la salverà. Tutti sanno che la competitor di Barbie è Tania. Ma chi è la competitor di Tania? Rubrichette qui per presentarvi la bambola meno desiderata d'Italia, Nancy! Le Barbie vanno in paradiso, le Nancy vanno dappertutto. Oh, non ha bisogno di presentazioni perché sa presentarsi benissimo da sola. Signore e signori, Nancy! Nancy pattina in California e tu la comandi! Wow, che luci! Forza, facciamo una gara! La mia è prima! Ai, che scivolata! Non è niente, è equipaggiata! È Nancy pattinatrice, la più bella! Seguici su Facebook. Cosa? 15 secondi mi sono sembrati un viaggio in un buco nero col ritorno! Guardate le movenze di Nancy. È totalmente la bambola più dura d'Italia. Perché ce la fanno vedere che cade? Possiamo fare un fermo immagine della bambina? Mi hanno riprodotto la California, però in scala Polly Pocket. Quindi sembrano due Nancy Godzilla che stanno salendo la California. È alta come un lampione. Ecco, uscite di casa, guardate un lampione, immaginatevi Nancy pattinatrice che vi sta per schiacciare con un suo pattino. Diciamo che avreste tutto il tempo del mondo per scappare. Un bambino sa il concetto di California e se lo sa è così fondamentale per l'acquisto di una bambola. Mamma, mamma, voglio una bambola della California, comprami Nancy. Avrei detto più che Nancy pattina sottomarina, senza offesa per nessuno tranne sottomarina. Mi piace che alla fine ci dicano seguici su Facebook, perché come tutti sappiamo i bambini hanno Facebook. Ma sai se ritorna di moda? Cioè adesso è il social dei vecchi, ma diventerà il social dei giovanissimissimi. Perché i vecchi muoiono e quindi lo lasciano vuoto. Nancy è la più bella! Tutti la vorrebbero baciare. L'occhietta si avvicina alla bocca. Il pesce si avvicina al vetro. Guarda che magia! La rana chiude gli occhi. I suoi baci fanno sognare. È Nancy bacio magico! Famosa! Questa Nancy in effetti ha fatto il fillerino alle labbra, giustamente. Ci sarà una calamita, c'è anche Nancy bacia i Geomag, Nancy bacia la calamita di Portocervo. Cioè qualsiasi cosa de ferro, Nancy bacia la brugola dell'Ikea, Nancy bacia gli animali sulla bocca. Di sicuro è stata sviluppata prima del Covid, perché oggi metti che passa il pipistrello e Nancy rischia SARS. E Nancy rifacciamo partire il morbo della mucca pazza. Brava Nancy. Io voglio diventare famosa. Non volevo diventare famosa. Volevo fare qualcosa che avesse senso. E poi quest'anno la reginetta del ballo è Nancy. La numero uno, Nancy principessa, la più bella, Nancy famosa. Il Nancy che mi hanno buttato qua, Nancy. È un Nancy R&B. Cos'era quel fumo rosa? Nancy esalazioni tossiche. Se ci pensi, non è più gay giocare con l'Action Man, spogliarlo, toccargli i muscoli e il pacco, rispetto a io che volevo giocare con le Barbie e quindi volevo stare con le ragazze. Se proprio dobbiamo puntare qualcuno degli gay è chi gioca con l'Action Man. Giochi Preziosi, grazie a Dio, ci fa anche un video riassuntone dei best moments delle Nancy. Perché gli adulti non sanno giocare? Ciao, sono Nancy, una bambina proprio come te. E amo giocare. E anche se cadi da un albero, puoi persino fare di un gesso il tuo più bel capolavoro. E se cadi da un albero e ti rompi la noce del collo, i tuoi amici possono decorare la tua bara. Famosa! Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Nancy se convierte en sirena. Con estrella de mar. Ahora plata, ahora rosa. Es preciosa. Jugamos ahora en la arena. Nancy un día de sirena. Nancy sirena è una di noi. Per andare al mare sceglie il costume in paillette, non torni a casa con linguine tagliato in carne viva. Però a Nancy che gli frega è sirena. Nancy ha fatto quella cosa di truccarsi per andare in spiaggia e quindi ha il corpo di un colore e la faccia di un altro perché ha messo il fondotinta sbagliato. Andiamo adesso al pezzo più importante della collezione Nancy. Oggi Nancy va in overboard. Wow, fantastico. Che look sportivo con quel caschetto rosa. Guarda, fa un giro completo. Schiva gli ostacoli. Nancy. Giochi Preziosi. È il gioco più duro che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Nancy acido lattico. Nancy overboard o Nancy pattinatrice? Chi ha più problemi di osteoporosi? Attenzione raga, quanto odio le bambole quando hanno la scarpa incorporata. Qui sta il calzino da calcio incorporato. A chi sta puntando questa bambola? Alle persone sbagliate. Mi uccide quando fa il giro su se stessa.
È l'unico trick che sa fare. Guarda, fa un giro completo. Sai che l'ha doppiata una bergamasca? Guarda, fa un giro completo. Fammi controllare. I capelli sono attaccati al casco o alla testa? Sai se le togli il casco è pelata, solo le basette. Ah no, guarda. Sempre qui giornalismo d'inchiesta. È un caschetto non a norma, perché ha due buchi laterali per le codine. È la cuffia da mesh. Abbiamo una foto della cuffia da mesh. È una rubrichetta. Farmela. Vi ricordo sempre che rubrichette è sotto testata giornalistica. Quindi abbiamo trovato un video amatoriale che ci mostra la verità dietro l'incantesimo della pubblicità. Nancy, dove stai andando? E rumba con pulizia S della stanza. Hai vermi in testa perché continua a fare avanti e indietro. Visto che i commenti sono disattivati su YouTube, vogliamo sapere dal consumatore cosa ne pensa di Nancy Hoverboard. Quindi corriamo su Amazon. La prima, purtroppo una stella, vale non più di 5 euro. Bambola di qualità bassissima. Nessuna parte del corpo snodabile. Plastica scadente, capelli radi. No, Nancy. E Nancy alopecia. Teneva il caschetto perché si vergognava. Hoverboard mal funzionante perché mal progettato. La bambola sopra in equilibrio precario, come io con la vita. Dopo qualche giravolta si impalla. Mamma mia. Nancy, amore mio. Ha pattinato per circa 10 minuti, poi ha iniziato a manifestare problemi ad una gamba e non riesce a tenersi in equilibrio. Ma sono totalmente io. Vediamo questo video. Che bello entrare nelle case degli italiani. Che unghietta, yes. Ah, ci fa vedere che non parte. Ci credo che non funziona. Dai, alla fine però, scusami, sono più le positive che le negative. Diamo a Nancy quel che è di Nancy. Nancy, cosa ha fatto per comprarsi l'hoverboard? Secondo me niente, è ricca di famiglia. Ma comunque col fisco che controlla, perché non c'è Nancy casa vacanze. Ma fa tutti gli acquisti sotto i 1000, così non vengono tracciati. E Nancy fisco alle calcagna. Infatti cosa fa? Dorme con le scarpe addosso. Perché pronta, eh? Andiamo a vedere il catalogo di tutte le Nancy. Allora c'è Nancy, mamma mia, per un secondo ho letto Nancy badante alla moda. Invece è Nancy bandane alla moda. Nancy, amica della comunità LGBTQI+, strizza l'occhio. Il codice Hanky. Poi abbiamo Nancy una giornata d'estate. Ma che nomi ha Nancy? Nancy un giorno facendo mesh. Nancy una giornata a salvare tartarughe. A mappete. Adoro questi nomi da Nancy. Alberto, vuoi sapere come si chiama Nancy terrorista? Nancy Brilli. Dai. Un saluto a Nancy Brilli che ci sarà sicuramente guardando da casa. Nancy un giorno da ballerina. Lei quando fa la spaccata sono io come arrivo il venerdì sera. Alla moda che cifra di 30 euro vi arrivano anche le papusette copri dita dei piedi. Ma la vedi? Ma presa. Ma una roba che hanno le ballerine. È vestita da palco ma ha le scarpe da casa. Nancy un giorno di bellezza, l'hai vista come sta seduta sulla sedia? È tutta totalmente dura. Come arrivo io dall'estetista. Guarda la mano. Hai visto che unghia che ha? Io direi che quando ci sono delle mani forse ha senso prendere un modello. Ma hai visto la mini piastra però, che ridere. Nancy piastra per i peli pubblici. Raga, sono pronto all'acquisto. Salve, stavo cercando la bambola Nancy Hoverboard. Ce l'avete? No, non ne abbiamo, mi spiace. Grazie mille, arrivederci, buon lavoro. Esaurita. Purtroppo Nancy è esaurita. Come noi. Visto che sembra una bambola fatta a codulire, forse possiamo farcela da soli. Al laboratorio. Questo è un Nancy Attack. Oh, siamo qui con Carol, che trasformeremo in Nancy Poverboard, l'hoverboard dei poveri. Io sono emozionato. Non è sponsorizzata, ho scelto di comprarla io. Scartiamo. La Carol si presenta. La vedete tremare? Ecco qui Carol nella sua cella di Rebibbia. Cos'è sta roba? Carol, molla, dammeli! La vita va dritta, che rimo va dritta, o no? Perché abbiamo scelto Carol? Perché veniva fornito con questo cavallino. Dove vai col cavallino? Da nessuna parte. Dove vai con l'hoverboard? Dappertutto. I giochi da bambini che te li mettono sempre fissati come se fossimo un museo. Oh, sì o no? Che la puntata si può chiudere qua. Carol arriva anche fornita di un set di zuccheri processati. Abbiamo... No vabbè. Capezzolo di gelatino. Il contenitore per la bamba. Wow, questo è... Questo ci torna utile. Il bicchierino. La ciambella. Ma quando sei a dieta... La sglassi. Questo è anche cock ring. Beh, insomma. E poi... Carol, non ci siamo dimenticati di te. Aiuto, salvatemi. Oh, la nostra Carol. Questa è Carol, che ha messo il prodotto per capelli e poi ci è andata a dormire sopra. Parlo per esperienza personale. È Carol, capelli lavati 3 giorni fa. Ma soprattutto, vogliamo parlare di questa frangia di Carol? Cioè, queste sono le code. Ma questa... È un riportino. È in realtà Carol fronte alta che si vergogna. Carol è un po' stressata in questo periodo. Ha un problema di postura. Vero? Anche un po' al piede fetuso. È un po'... Non è proporzionato. Se le togli la scarpa.
scarpa. Carol va giù di muso. Io vorrei comunque testarla con l'accessorio con cui ci viene fornita la cavalina storna. Carol, ma dai, sai che? Ha una silhouette bellissima. Pensa che stai dormendo? Ti svegli e ce l'hai sul comodino. Dai, Carol. Siamo qui per creare un hoverboard, ma dobbiamo un attimino denunciare questa situazione capelli. È stata Carol nazista fino adesso. Dai, Carol sbarazzina. Siamo pronti. Le faccio la coda più impietosa possibile per... Falle la cresta. Mamma mia, povera Carol. Questa immagine mi tormenterà nel sonno. Le tengo il cioppellino un po'. Da una certa angolatura va tutto bene, il problema è quando la giri. Così va bene. Io lo ripeto, lubrichette da un giorno all'altro potrebbe trasformarsi in un canale di sole bambole. Le pigotte, bambole di plastica, bambole pets. Ma basta chiamarla Carol, lei ormai è una Nancy. Ecco Carol quando ha messo da parte le sue insicurezze e va in giro pettinata come vuole. Ma guarda che tepista comunque. Nancy Hoverboard ha le due codine laterali. È praticamente Nancy Hoverboard, le manca solamente il suo hoverboard. Ed è qui che entra in gioco Ramino Cavallino. Ramino Cavallino, ci vediamo nel paradiso dei cavalli. Come avrete capito, Nancy dovrà essere posizionata sul suo hoverboard. Come funziona un hoverboard? Lei può stare qui con noi. Cosa ci mancano? Le rotelline. Come si fissano le rotelle? Che rubrichette, neanche a chiederlo. Con la colla caldo. Una nuova qualità. La colla caldo rossa. Ti rendi conto che qualcuno ha inventato la ruota a un certo punto? Vuoi che ti dica chi è stato? Chi? Perché voleva vedere le macchine. Fammi vedere le macchine. Si mette un po' con la caldo e poi si attacca. Raga, il profumo di plastica. Si riempiono le insenature. Come se non avessi pagato io questa colla caldo. Oh, guarda che lavoretto di fino. Quei fumi Edo ti fanno male. Oh, ecco qui la seconda. Alcuni potrebbero dire che è un po' decentrata. È un'illusione. Non c'è spazio per gli etere su questo canale. Per gli etero? La parola etere è strassimile alla parola colla caldo. Non mettetela in bocca. Io lo faccio perché so cosa faccio. Guardate l'hoverboard, prodotto finito. Funziona benissimo. Che trick. Nancy dovrà salire sul nostro hoverboard. Ma come vedete, come fissare Nancy? Forse prendiamo la scarpina. La famosa group potrebbe denunciarci perché abbiamo scoperto il loro brevetto. Si appiccica. Non è successo niente. Nancy si è ripresa ed è prontissima per salire a bordo come una moderna Cenerentola. Sì o no? Guardate. Oh, Nancy, vieni che ti accompagno. Nancy, non quei gesti. Va comunque più veloce di alla Nancy vera. Totale. Va anche un po' in drioschina, come vanno veramente le persone quando sono in hoverboard. Quando frenano. Oh, oh, che qualità la nostra Nancy Powerboard. È pronta per la produzione in serie. Le manca solo uno spot adeguato. Vai Nancy. Nancy Powerboard ha una vita mediocre che cerca di compensare con acquisti di dubbia qualità. Il Powerboard. Wow, funziona davvero. Pur non essendo a marchio CE, se le premi la verruca sulla schiena, parla. Lo Stato italiano col suo becero assistenzialismo non risolve alla base il problema del divario salariale. Nancy, e insegnerà alle tue bambine che in Italia si muore nella classe sociale in cui si è nati. Nancy Powerboard. Scappa dai tuoi problemi alla velocità di un hoverboard. E voi? Oggi giocherete con Nancy. Ho studiato tutto il giorno, ma alla fine ho fatto solo 15 pagine. O Nancy non avrò mai un salario alto abbastanza per permettermi la casa dei miei sogni? Fatecelo sapere nei commentini qui sotto. E già che ci siete, iscrivetevi al canale YouTube. Iscriviti. Boom, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sempre qui settimana prossima per scoprire assieme se la principessa che ti guarda insistentemente è la principessa Fissi. Grazie, ciao. O la metto così, con la mona al vento. Pronto? Polizia giocattoli. No, oh. Hoverboard! Che trick! Anche senza hoverboard!